gente, benvenuti nel mio canale. Oggi facciamo la recensione di Remington, anzi facciamo vedere come si usa o faccio vedere come si usa la luce pulsata a casa in modo sicuro e pratico. Vi lascio al video. Eccoci, questa è la scatola. Comunque la Remington ce l'ho da 2 anni. Va bene sia per uomo che per donna, però purtroppo non funziona su tutti i tipi di pelle o la tipi di carnagione. Non funziona per pelli troppo chiare e per pelli troppo scure. Funziona. Io ne avevo comprati un paio prima di prendere questa della Remington. Non leggevano la mia carnagione. Pensavo all'inizio che non funzionava. Dopo che ho chiesto, mi hanno detto che proprio non leggeva la mia carnagione perché era troppo scura, quindi non aveva effetto. Comunque dentro trovate i libretti e questa qua è la luce pulsata, il macchinino. Prima di tutto andiamo a accenderla, la avviciniamo alla nostra pelle così la legge, fa un suono che si attiva e come vedete si è attivata. Io faccio praticamente il secondo livello e loro garantiscono l'uso o l'efficacia più immediata, più veloce se lo usi al massimo, ma al massimo mi brucia tanto, sinceramente. Allora, prima di tutto, se dobbiamo lavare la pelle, la parte interessata, dobbiamo rasarla, non dobbiamo usare il silky peel, non dobbiamo usare la ceretta perché sennò non ha senso e non funziona bene. Adesso vado ad applicarla, come vi ho detto, al secondo livello. Lo appoggio sulla pelle finché mi dà un suono tic, poi dopo comincio a bruciarmi perché dopo un po' si sente proprio l'odore di bruciato. Si consiglia di usarla almeno una volta a settimana per i prossimi 18 mesi, 18 settimane per vedere un risultato efficace. Non si devono usare nessun tipo di crema, profumi, deodoranti, oli assolutamente sulla parte interessata prima dell'uso. Dicono non usare su testa e su orecchie, non usare su viso, su collo, non usare su capezzoli, non usare su tatuaggi, trucchi permanenti, aria trattata, non usare su macchie scure, nere, voglie o lentiggini. Non usare solari recentemente sottoposta a chirurgia o peeling o trattamenti anti-invecchiamento, cicatrici, pelle che è stata danneggiata da uso, da ustione o da scottature. Non usarla su pelle abbronzata, non usarla su pelle danneggiata, non usarla su pelle che è irritata. Poi, evitare l'esposizione al sole per 24 ore dopo il trattamento. Proteggere la pelle con un fattore di protezione solare 30 per 2 settimane dopo ogni trattamento. Non prolungare l'esposizione ai raggi solari prendendo il sole, facendo lampade abbronzante o usando autoabbronzanti per almeno 2 settimane dopo l'ultimo trattamento. Dopo il trattamento, mantenere l'area pulita e asciutta e bere molta acqua per garantire l'idratazione della pelle. Non fare bagni calde, docce o bagni curti, saune per 24 ore dopo il trattamento. Non depilarsi mediante ceretta, pinzette, creme. Durante il trattamento è possibile utilizzare un rasoio, ma si consiglia di evitare l'utilizzo nelle 24 ore successive. Non usare creme schiarenti o prodotti profumati per 24 ore dopo il trattamento. Dopo che ho finito col trattamento, vado ad applicare un gel a 97% concentrato di aloe, senza odori, senza profumi, lenitivo. È consigliato mettere un gel rinfrescante, perché sennò veramente vi brucia la pelle dopo. Cali intenta a mangiarlo. Comunque, bella gente, spero che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, un commento, iscrivetevi al canale e alla prossima!